fondato sulla paura. La maggior parte delle persone non interviene più perché ha paura. Io sono un padre, ma anche se non lo fossi, io sono molto preoccupato di quello che sta avvenendo, perché lo vedo che sta avvenendo, non è qualcosa che avverrà, lo sto vedendo già oggi. Lo vedo per i vaccini, quando mi dicono sei esagerato per i vaccini. No, ormai io penso che molti di noi sono stati bambini, hanno avuto un percorso di adolescenza, sono cresciuti, e non penso che la percentuale di bambini che morissero per infarto fosse così alta come avviene oggi. Purtroppo l'autismo è una malattia in continua evoluzione e continua a aumentare di numeri in maniera vertiginosa giorno dopo giorno. E questo per parlare dei vaccini. Poi vogliamo parlare delle cause che sono state vinte, non contro il 5G, che ormai è già una realtà che sta arrivando ed è tutt'oggi, ci vedete in una città come Roma, dove se i lampioni sono stati modificati per diventare delle antenne, e quindi noi abbiamo ogni 25 metri un'antenna e si parla di 256-275.000, se non ricordo il numero esatto, lampioni modificati ad antenna per attivare il 5G a Roma. Anche qua. Anche qui, certo, naturalmente, il discorso è questo. Noi parliamo, per esempio, di morti che ci sono state per il 3-4G, del fatto che già il telefono che abbiamo oggi in dotazione, che tutti noi facciamo utilizzare con molta nonchalance ai nostri figli. Prima si parlava della tipologia o del costo, non è il costo, è la tipologia dello strumento che è pericolosa, e questo non viene detto. Allora, per quello che stiamo facendo noi oggi qui, vuole parlare della cambiale sociale, che può diventare una delle soluzioni, ma vuole attirare l'attenzione dei molti su tante problematiche, diventare uno strumento di popolo, diventare qualcosa che diventa un contenitore e non si mette e si ginoflette al sistema che ci vogliono far intendere politico, dove solo e soltanto il partito politico farà la differenza, solo e soltanto il rappresentante politico farà la differenza. E la paura, che prima è stata detta dal Signore, deve essere assolutamente tolta, perché saremo noi tutti protagonisti. Non ci sarà un leader indiscusso che comanda questo schieramento di popolo che decide di andare nella direzione giusta, che è quella del buonsenso, perché il buonsenso ce l'abbiamo tutti e non abbiamo bisogno che ce lo dica un politico, un economista, piuttosto che un professore, chi sia, la sappiamo perché la proviamo noi dal cuore, la sentiamo già perché fa parte della nostra vita. Allora, questi sono i concetti che vuole esprimere alla Mediterranea dei World of Change, questo è il contenitore che vuole fare, che non è un partito come tutti gli altri partiti che si candiderà alle elezioni perché vuole ottenere il posto, la sedia, la poltrona, i voti, non ci interessano. Abbiamo fatto e l'abbiamo dimostrato, per quello alla Mediterranea poi diventa un qualcosa di coerenza. E come fai a diventare credibile alle persone? Quando tu esprimi coerenza. Tutte le persone e i personaggi che hanno rappresentato la politica oggi in Italia ti hanno già dimostrato di non esserlo, e quindi di conseguenza, non essendo coerenti, non sono più credibili. Allora, per quello che vi dico invece, la coerenza sarà quella che ci guiderà. Noi l'abbiamo dimostrato per esempio con il legittimo voto di protesta. Noi siamo andati in giro per tutta Italia a spiegare che cosa fosse, ma non è qualcosa che abbiamo inventato noi, era una possibilità, dicendo a tutti no, la devi fare, e non è che dagli un voto a noi, è un tuo diritto farla se non ti senti rappresentato. E abbiamo spiegato a molti italiani e molti di alcuni presenti qua, ma molti anche che non ci sono, hanno scoperto, grazie alla Mediterranea e The World of Change, hanno scoperto che cos'era il legittimo voto di protesta. Ma questa è una delle tante cose che possiamo fare per farvi capire che noi dobbiamo rappresentare l'esempio, ma non saremo noi il popolo finché non diventeremo popolo. Grazie. A proposito di voto di protesta, ci sono alcuni elementi essenziali che vanno chiariti. I nostri padri costituenti, quando costituirono le commissioni per la Costituzione, per la realizzazione della Costituzione, analizzarono tutto lo spettro delle libertà e dei diritti e dei doveri dei cittadini per poi metterlo nero su bianco e creare appunto la Costituzione. E appunto ci fu una lotta feroce fra, come tanti costituenti, tra cui anche Aldo Moro, che ravvisarono in alcuni atteggiamenti della maggioranza della Commissione, diciamo, una volontaria ed intenzionale
diritti era la possibilità di esprimere il non voto, o meglio, di esprimere chiaramente nel momento della votazione la loro esatta intenzionalità di voto, al di fuori di quello che è scritto nella sede elettorale, che nella sede elettorale ci sono l'elenco dei partiti, l'elenco dei candidati, e quindi uno sceglie il partito o il candidato in base alla simpatia o a altri elementi di giudizio, di conoscenza, che permette, diciamo, una espressione di volontà. Ma l'espressione di volontà più importante è quella tua personale, individuale. E è stato appunto messo a punto fra gli altri, le altre modalità, anche questa modalità, che però poi nella Costituzione non è stata prevista perché ovviamente fa parte della legge elettorale. E nella legge elettorale del 56, cioè quella successiva a quella originaria del 47-48, fu previsto appunto anche il diritto di espressione, di diretta e chiara espressione della propria volontà, in cui nel momento elettorale, in base alla legge 361 del 57 esattamente, si prevede che davanti al presidente della giuria, della sezione elettorale, presidente della sezione elettorale e davanti al segretario, è possibile esprimere chiaramente o addirittura con documenti alla mano, cioè portando dei documenti e depositandoli a seggio, di esprimere fino in fondo la propria intenzionalità di voto. E questo noi abbiamo, siamo andati a resumare, l'abbiamo appunto divulgato, cosa che mai nessun telegiornale, giornale, radio giornale nel corso di 70 anni di Repubblica si è mai sognato di dire. Vi ricordate qualcosa del genere voi? Sì, scusate, sì, nell'84 forse qualche pubblicità. Primo governo De Gasperi. Ciao Penelope, scusa. Primo governo De Gasperi nasce tutto da lì, l'insospettabile. Vabbè, poi ti lascio la parola, io dici. Allora, io invece volevo concludere il discorso andando a esaminare le ultime votazioni che abbiamo fatto per le europee. Allora, bisogna ricordare, a proposito di quello che ha accennato anche Rino Galloni, in cui diciamo il Parlamento è infestato e corrotto da tutta la malattia sociale che pervade a livello mondiale la dirigenza che gestisce il denaro e che poi controlla l'operato dei servitori a qualunque livello. E una delle cose più ignobili che è stata fatta è l'Europa, la Commissione Europea, quella che oggi chiamiamo Unione Europea. Allora, la cosa importante da dire in tutto questo è che i deputati europei, i 700 e rotti deputati, non contano una beata ceppa di niente. Loro non decidono niente. Loro propongono, dopo aver esaminato, elaborato, analizzato, eccetera, propongono delle leggi. Ma quelli che emettono le leggi è la Commissione, è il Consiglio d'Europa, che è tutt'altra cosa e che noi non eleggiamo e che nessuno elegge. La Commissione Europea. Quindi le votazioni europee non servono assolutamente a niente. Non sono un organo di rappresentanza reale, effettiva. Quindi questo che cosa dimostra? La loro intenzionale volontà di raggirare il cittadino. Perché fare le votazioni se poi le mie votazioni non incidono niente nelle decisioni che vengono prese a mio carico, a mio disagio? Basta vedere il MES, la parità di bilancio, il Giofet, eccetera, che abbiamo metodicamente denunciato alla magistratura. Noi in Mediterranea fece una denuncia rispetto al governo Berlusconi, che aveva già apparecchiato, per dirla così facile, apparecchiato con una serie di leggi
l'arrivo di Monti, per quanto fosse stato, come ha detto la ricordazione, il professor Galloni, minacciato, perché comunque aveva degli interessi che sarebbero venuti a mancare, quindi ha dovuto alla fine lasciare bandiera bianca all'arrivo di Monti, ma comunque lui anche è colpevole e l'Alba Mediterranea all'epoca ha denunciato, senza calcolare che sono state fatte ulteriori 4 denunce negli anni successivi verso Monti, verso il fatto che fosse andato contro il popolo italiano, contro la Costituzione, contro la Carta della Convenzione dei diritti dell'uomo, contro ogni tipo di... No, va ricordato, mi sembra l'articolo 54 della Costituzione prevede che il mandato di qualunque magistrato o parlamentare deve essere fatto, tanto deve essere giurato sulla Costituzione, ma poi deve essere fatto con onore e capacità, non mi viene la parola, con onore deve essere fatto nel senso del benessere generale. Dopo che tu fai le leggi metodicamente a partire da Sandro Pertini dell'85 che liberalizza il mercato delle banche specialistiche delle asse dei buoni del tesoro. Cioè, questo non è così. Che poi ha liberalizzato e sono diventate 20 banche che comprano i buoni del tesoro, ma da 30 anni sono sempre le stesse. Dove sta la libertà? La libertà questi anni non è stata mai nominata e aveva fatto già queste denunce. Oggi quando voi accendete qualsiasi tipo di televisore, qualsiasi tipo di canale e sentite parlare di MES, tutti i partiti politici, escluso nessuno, che parlano del MES e che stanno andando contro l'attuale primo ministro Conte, perché prima, quando c'erano già delle denunce in essere che dicevano esattamente quello che viene detto oggi, nessuno ha proferito parola, perché tutti erano assolutamente partecipi e complici, conniventi di questa situazione. Eppure, quando noi facciamo queste querelle, noi lo comunichiamo a 400 testate giornalistiche, ogni volta, ma più di qualche volta, più di qualche volta, abbiamo denunciato metodicamente e pubblicamente e a tutti gli organi di stampa, quelli, addirittura anche quelli regionali, quindi non anche quelli secondari, radio, televisioni, radio private o non private, non c'è mai un trafiletto che sia niente. No, una volta venne ad una conferenza, io non so se c'era anche di quella volta, alla conferenza che fece, organizzò Alfonso Luigi Marra al Quirinetta, quella volta che era nel 2011 mi pare, un po' di anni fa, sì. E lì c'era una equip di Santoro, di servizio pubblico, che mi fece un'intervista di una ventina di minuti, stranamente. Il giorno dopo mi mandò la richiesta di liberatore, aveva ridotto, cioè, Nino lo sa, 1 minuto e 17 secondi, ora qualcosa la spariva, non è mai stato mandato in mondo nonostante gli avessero dato l'ok, perché era comunque insomma chi ci basica sa che noi non scherziamo, eppure appunto proprio per questo noi siamo boicottati quando c'è paragone che invita tutti e di più. Ecco, per esempio Luigi Mara è stato invitato un anno fa, un anno e mezzo fa, di queste trasmissioni, e mi ricordo che fece scandalo, fece scalpore questa cosa. Quindi anche lui, insomma, non è un mio amico, mentre Nino è un amico che condividiamo moltissime idee. Nino, Alfonso Luigi Mara, non è amico mio, però è uno di noi, è uno stimabile comunque. Insomma. Anche se non può dire che niente. Piccola parentesi, che magari. No, basta vieni qui e parla. No, penso di averlo detto. Devi ancora presentare, la raccolta. Mi sentite? È tanto veloce. Cammina. No, faccio difficoltà anche a parlare. Per, rispetto al pranzo, chi volesse mangiare qui, Pietro che ha messo a disposizione qui tutta la struttura, ci ha messo a disposizione anche la possibilità di mangiare dei prodotti biologici qui suoi e di altre persone che hanno partecipato a questo progetto,
e saranno 5 piatti a 5 euro a portata, quindi chi volesse prendere soltanto un primo, un secondo saranno 5 euro, chi volesse prendere un primo, un contorno saranno 10 euro, un primo e un secondo saranno 10 euro, chi volesse prendere tutto l'intero menù sono 15 euro, chi volesse anche il vino sono 4 euro a bicchiere, mentre invece se no l'acqua è compresa nel prezzo, va bene? Grazie, scusate. Va bene, una piccola cosa che comunque è una parentesi, e il momento che si va in televisione a fare un'intervista, ricordatevi una cosa, perché io ci ho lavorato, quello che viene detto può essere magistralmente manipolato in maniera anche durante la discussione, anche se fosse in diretta, sono benissimamente capace di troncare il discorso e andare da parte. Ma perché non è in diretta? L'abbiamo già dimostrato tanti anni fa con The Work of Change, abbiamo fatto vedere, per esempio, io lavoro in Alitalia, no? Sì, lo so. Allora, quando ci sono state le manifestazioni di Viale Fornovo, dove l'Alitalia stava fallendo nel 2008, e lì abbiamo dimostrato proprio tranquillamente che la vera diretta non esistesse. Per esempio, Mediaset faceva il famoso telegiornale ogni 5 minuti. È differita, la diretta era indifferita. Allora, io ho fatto lì, feci un parallelismo con quello che stava accadendo proprio quell'anno lì, nelle Olimpiadi in Cina, dove ci fu un'invasione dei monaci buddisti, che si erano praticamente con dei manifesti, con dei grossi striscioni, tutti sporchi di sangue, per dimostrare che ci fosse la repressione nel sangue verso i monaci tibetani in Tibet, che stava avvenendo. Praticamente quella visione lì la poterono vedere soltanto alcuni paesi, l'Italia è uno di quelli che la vide, perché loro, distaccando semplicemente di 3 secondi, in 3 secondi riuscivano a tagliare del trattato di questo, a riproporre sempre qualcosa, un'immagine che era quella precedente, e quindi la gente non lo vede in molte nazioni del mondo. La stessa cosa qui in Italia, durante le manifestazioni dell'Alitalia, ci fu un giornalista che stava, praticamente, noi eravamo tutti in via Fornovo, c'era tutta l'Alitalia schierata, tutto il personale di terra, di volo, piloti, assistenti di volo, così, e manifestavamo di fronte al Ministero del Lavoro, e c'era il giornalista che si era andato a spostare la macchina, che era a 3 km di distanza, in un'altra via, dichiarando che quella fosse via Fornovo. Allora, io sono andato praticamente dietro a questo qui, volevo dire qualcosa, poi ho rifatto il giro, c'era la camionetta che mandava il segnale su fino al satellite, al satellite ritornava la camionetta al segnale, mentre stava parlando il giornalista, e praticamente arrivava dopo 12 secondi. Allora, se quella che c'era in Cina, e ritorno qui con i rimenti dell'immagine, non veniva vista e viene chiamata dittatura totalitaria, dove non viene vista l'immagine e viene fatto scoprire, quella che avviene in Italia con un telegiornale che si dice telegiornale live di 5 minuti e arriva dopo 12 secondi l'immagine, quella che cos'è? Non è sempre manipolazione? E quindi di conseguenza io avrei potuto dire qualsiasi cosa, questo giornalista è un burocrate bugiardo che sta dicendo e sta in maniera menzognera raccontando tutt'altra storia, tutt'altra verità rispetto al fatto che noi siamo a 3 km da qua a manifestare di fronte al Ministero e sta dicendo che invece questa è la via di Fornovo, quindi è un bugiardo. Avrei potuto dire tutte queste belle parole, ma le persone non l'avrebbero mai vista in televisione. Questo è il sistema mediatico che abbiamo in Italia. Quindi per questo noi vi diciamo, non bastano più i mezzi di comunicazione, non possiamo più demandare, non possiamo più demandare politici, non possiamo più demandare giornali, telegiornali, ma dobbiamo iniziare noi. Dobbiamo iniziare magari con delle giornate di volantinaggio se necessario, sì, tornare indietro, sì, andare per le strade, andare per le piazze, andare sui treni, andare per le scuole, andare per le università. E qui oggi possiamo tirare fuori tante idee, ma possiamo continuare a tirarne fuori altrettante nei prossimi incontri che faremo. Prego, grazie. Ma parla un po' di te, perché sei venuta qui? E io sono venuta qui perché ho conosciuto Work of Change mentre ero a una serie di cose stranissime che sono capitate per la battaglia contro l'obbligo dei vaccini, quindi poi di conseguenza non ricordo neanche come sono arrivata a loro che avevano fatto il cammino dall'Aquila eccetera, e quindi poi li ho seguiti nelle loro manifestazioni per quanto ho potuto. Non sono una persona importante, però voglio dire questo, che credo in certi valori, credo nella possibilità di cambiare quelle che potremmo definire le gregore, e l'altro non l'avevo anche prima stamattina, di tale che ho tenuto, non mi ricordo il nome. Sì, lo mandavo ieri, l'hai potuto. Ah sì, è vero, l'ho visto da te, sì. E quindi qualcuno ha parlato? Io, Fausto. Caro Tenuto, Fausto. Ah, sì, Fausto, grazie. Comunque che ho trovato oggi molto bello e in qualche
cruciale nella vita di scegliere se combattere con violenza, con rancore, con odio dentro di noi, che è una cosa, credo, facile, normale per noi, no? E invece andare a finire per quanto possibile sull'altro piatto della bilancia. Devo dire, scusatemi, non voglio fare un complimento, questa era una cosa che io dicevo tantissimo tempo fa, prima di arrivare a delle conoscenze diverse dalle mie abitudini, gli schemi chiusi, no, di una volta. Gli introiti, quando noi paghiamo la cena, vanno a beneficio dell'ambiente.
vegetariana ormai da tantissimi anni e credo nel rispetto, ci tengo al rispetto dell'ambiente, degli animali, assolutamente, perché l'ambiente lo condividiamo con loro e dobbiamo veramente avere cura di tutto quanto. E quindi anche in queste cene che noi possiamo partecipare, che veramente sono stupende, si mangia benissimo, si può anche parlare di questa situazione, volantinare e cercare di coinvolgere, perché veramente l'unione fa la forza. Da soli non andiamo da nessuna parte, per quanta buona volontà abbiamo. E queste, secondo me, possono essere le soluzioni. Grazie. Io andai a Boxa a Roma alla fondazione e presi la parola su una loro richiesta, con il mio intervento, si sa che so parlare bene, bla bla bla, un sacco di applausi, eccetera. Perché poi mi aspettavo che la volta dopo sarebbe stata a Milano, dopo mi hanno offerto di entrare in direttivo, eccetera, eccetera, fossero disponibili. Anche mi hanno detto, per noi sei il numero uno, ti vogliamo bene e ti stiamo, però o tu abbracci noi e nient'altro che noi, oppure no. E allora io ho detto grazie, arrivederci, perché io voglio girare e dire, no? Dire questi sono giudici. Allora, mancano ancora delle persone, facciamo un attimo una pausa per pranzo, riprendiamo con le persone che mancano, per presentare agli altri e poi dopo continuiamo, grazie. Vuole qualche libro adesso, perché poi dopo devo scappare da dentro. Se qualcuno fosse interessato ai libri del professor Nino Gardoni, li può prendere, ne ha portato qualche copia, quindi dovete intervenire qua con lui, grazie. Naturalmente anche i libri di Gabriele Speciale della Sepegnani, che sarebbe quella che ha fatto la presentazione stasera, quindi insomma chi volesse durante la giornata può chiederci, grazie. No, 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 so. Allora io faccio così, per me esiste, grazie. Uguale la colori, ma sono uscito dopo. Ma tu ne fatti altri 4 mesi? In estate, quindi agosto. Quando vuoi, vai. Questa è la rivista che vuole facciamo. No, siamo noi. Ciao. No,
buono. Allora, adesso un attimo più caldo.
Yeah.
Eccolo qua, signori e signori. Eccoci qui, eccoci. No, volevo dire, sì. Allora, io mi chiamo. Buonasera. Allora, eccoci qui, siamo qui stasera tutti quanti, bene?
Intanto dormo 5 minuti, intanto vedo che qui le cose si mettono con lentezza. Allora, stai comoda? Sì, io mi sto approcciando al divano perché se non arrivano le persone siamo... Ottimizzo tutti i tempi morti, io lo sai. Io sono un'ottimizzatrice, ho il talento dell'ottimizzazione. Ah, vi devo dare i biglietti del coso. Vi devo dare i biglietti dell'evento di sabato prossimo. Sì, sabato prossimo. Tu non puoi venire. Io sto facendo un seminario che inizia il 26 ottobre e finisce il 14 dicembre. Ah, certo. Adesso ho messo il microfono. Vedete, posso sapere? Se mai con gli intervisti ci fossero problemi, questo è l'attivo. Attività? Metafisica. Ah, metafisica, mi sta già in me? Bello. Adesso c'è anche il punto zero a fine dicembre. La parte concisa. Il punto zero. A fine dicembre. Poi abbiamo i grandi sacri a metà gennaio. Bellissimo, sono tutto uno più bello dell'altro. Ma di questo qui lo ricordo, me lo porto sempre presso. Sì, l'ho messo, sì, quello della verità. Sentivo che parlava di allineamento, l'ho fatto sabato scorso con Claudia Palma. È allenare il Cosimo e perché mi ha mandato il una mia amica di Latina e loro sono sono venuti a Roma e ci sono ammazzo, sono bravissime, sono stata lì. Io l'ho fatto a distanza con una mia amica che si trova Oddio, non mi hanno parlato di quinta dimensione, però mi sono sentita in un'altra dimensione. Comunque no, a fine di dicembre abbiamo un seminario, non io, non faccio seminari, io organizzo eventi e promuovo eventi. Ma lei chi è? Io sono arrivata. Facilità, Isabella Cupidini. E quindi dopo mi dai per ciao, perché... Allora... Noi dunque fine di dicembre abbiamo una cosa di intervenzione, siamo con il punto zero, che è un clinico del reddito. Non so se è solo dei master reddito, ovviamente non l'ho organizzato, però è molto importante, vuole cominciare a fare certe cose. Poi a metà gennaio abbiamo un corso di 4 giorni in Umbria sulla miscelazione dei sacri, che sono oli di desiderio. Significa io ho bisogno di fare questa cosa, faccio un olio, poi ho un olio, sono 2-3 giorni di lavoro, creo un olio, una miscelazione che mi aiuterà in questa direzione. Poi abbiamo a fine di gennaio un incontro su medianità e medianità mentale, quindi leggenza, chiaroveggenza, chiarudenza e chiarosenzienza, per comprendere la medianità mentale. E poi andiamo, seguiamo con tutta la parte di istruzione che sono promuovendo. E poi abbiamo il 14 un evento organizzato a Montichiari, che è il premio per chi ha messo a frutto il suo talento per la umanità. Quindi premiamo, non lo so, più per Andrea. Allora, che bella, sei fotografa sta cosa? Sì, è bellissima. Okay. Io l'ho ricevuto. Io vi invito a fare poi una foto con la mano e poi vi informate meglio. Allora, molto sì, li conosco da anni. Comunque sappiamo che non è bene.